Bentornati su Taprak Bang, il canale dove si scherza sulle cose serie e si serieggia su quelle scherzose. Da una posizione inconsueta parleremo di portacaricatori da cintura e di stampanti 3D. Bentornati. Perché parleremo di portacaricatori da cintura e di stampanti 3D? Perché me li sto stampando, sono veramente carini quelli che ho progettato. Sono fatti di due pezzi più una vite e ora ve li faccio vedere. Allora, il corpo principale è questo e sta alla cintura con il caricatore, diciamo, con le palle della munizione in avanti, non in tutti gli sport. Si può fare, ma per esempio in TRS sì, e questi io me li faccio apposta per il TRS perché facendo sia le gare di IDPA che quelle di TRS ho bisogno di organizzare due cinturoni pronti perché non posso stare a smontare i portacaricatori della Ghost che sono complessissimi da smontare dal cinturone tutte le volte. Quindi quello che io intendevo fare era avere un certo numero di portacaricatori, anche perché in TRS se ne possono usare quanti caricatori si vuole, quindi io per la carabina ce ne ho 5, me li voglio mettere alla cintura tutti e 5. E non avevo abbastanza portacaricatori. Allora, ho pensato di stamparmeli dove non arrivano soldi che arrivi la capacità. Questo è un progetto mio interamente e è fatto del corpo del portacaricatore e di una molla. Ovviamente questi per motivi di come sono sollecitati e tutto quanto sono stampati in direzioni diverse. Che questo è stampato così e gli strati sono in orizzontale, quindi è affettato in questa direzione qui. La molla, se fosse affettata in questa direzione qui, si spezzerebbe quando fa da molla, quindi deve essere stampata invece in questa direzione qui. Inoltre la molla è soggetta a usura perché ci struscia il caricatore sopra e tutto quanto, quindi è possibile che col tempo si snervi. Avere la molla separata mi consentirà anche in gara di portarmi 5 portacaricatori, 6, al massimo 6, uno di scorta e un certo numero di molle in più per avere la possibilità di fare il ricambio. Più ci vuole una vite Chicago e un cacciavite. Cosa si fa? Montaggio. Si mette la vite, la parte diciamo femmina della vite Chicago in questo buco qui. Vite Chicago, buco. Si scorre fino in fondo dove c'è un buco nel portacaricatore. Ci si mette la parte maschio della vite Chicago, si stringe. E abbiamo il portacaricatore completo. Vedete qui che c'è, si vede dalla finestrella del portacaricatore, c'è la molla che molleggia. Per che caricatori va bene questo qui? Wow, per tutti! Va bene per i caricatori Glock, se li metto a dritto anche meglio. Va bene per i caricatori della Beretta 92-98. Per quelli corti è un po' alto, ma perché io questo l'ho fatto principalmente per questi da 29. E questi, niente, questi sono perfetti. Questi è un po' alto, ma funziona perfettamente lo stesso, tanto questi corti, presumo, essendoci nelle gare di TRS 30 colpi in questo caricatore, presumo che non ci saranno grandi occasioni di prendere questi che sono da 10. Poi in futuro prenderò un
un altro due di questi, è che costano 51 euro più spese di spedizione, quindi con calma prenderò un altro due di questi qui e sarò a posto. Quelli Glock leggermente allungati sono già perfetti, quelli Glock, se per chi volesse i caricatori da 33 della Glock per legare col PCC, sarebbe ancora più perfetto. Comunque ci vuole una buona stampante per stampare questa roba qui, però è alla portata di chiunque progettarseli e stamparseli. Il file me lo tengo perché di solito io sono abbastanza per la condivisione dei file, ma stavolta, dato che spero che entro il 2023 ci sia in vendita una linea d'accessori col marchio TRB, devo smettere di mettere a disposizione file, purtroppo. Mi dispiace un po', ma spero di poter fare io una linea d'accessori regolarmente in vendita con marchio TRB. Comunque, questo è il cambio, sarà fattibile con un semplice cacciavite sul campo se si dovesse snervare la molla. Quindi, credo che sia un bell'oggetto, credo che sia un portacaricatore interessante. Ovviamente non è fatto di PLA perché la molla non reggerebbe, il portacaricatore alla prima pioggia sarebbe distrutto dall'umidità, è fatto di filamenti tecnici, al momento è fatto dello stesso filamento la molla e il caricatore, che è un filamento che regge molto bene anche il sole diretto, l'acqua, i maltrattamenti, eccetera. In futuro forse potrei fare di questo filamento la molla e di uno un po' più economico il caricatore, il portacaricatore, ma sono comunque non col PLA base, quello per le statuine, neanche il PLA Plus, perché non va bene. Noi ci vediamo al prossimo video, che spero che presto saranno dalla postazione definitiva, che sarà per voi una novità, non l'avete mai vista, sarà decisamente più dignitosa di questo video in cucina. Probabilmente mai più circondati dagli zombie col green screen e gli zombie dietro, ma ci sarà, lo sfondo sarà più carino. E comunque sempre sul Toprak Band.